di matrimonio. La monotonia si fa sentire. Allora si avverte il bisogno di cambiare vita, di portare all'interno della famiglia un po' di giovinezza, soprattutto se si tratta di una bellezza morbida. Signori e signore, lui lo conosciamo, è un grande, lei è la sua valida spalla. Per voi, Bruno e Francesca, con la partecipazione straordinaria di una socia che gentilmente si è prestata allo sforzo, scoprirete da subito la sua identità. Sei dimenticata che oggi arriva quella straniera, a me piace essere presentata. Allora devo prepararmi anch'io? No. Che vuol dire anzi, scusa? Dico che se tu resti un poco così, sciupata, mezza nominata, anzianotta. Anzianotta? Che vuol dire anzianotta? Voglio farti capire che se tu sei così, questa straniera che aspettiamo, vedendoti, avrà più comprensione per me. Così io avrò modo di contattarla. Chi è questa ragazza? Io non lo so, questa opera qui che tu hai voluto mettere in casa. Francesca, io ho chiesto una ragazza opera alla pari, è francese. Ma chi è questa donna qui, questa francese che deve venire? Francese non è francese, opera è francese. Io all'agenzia ho chiesto una ragazza, che so, una nordica, svedese, 18 anni. Piccola, ma fammi capire una cosa, tu hai quasi 70 anni. No, io ce n'ho e tu ce n'hai 55. Io ne ho 50. E io ne tengo 65. Vabbè, ma stiamo da tanto tempo insieme, quello che dico io. Ma che bisogno c'è di questa opera qui in casa? Adesso ti spiego. Noi abbiamo un bisogno, trascorso un certo tempo, di ampliare i nostri orizzonti, di avere nuove conoscenze, di avere in modo che uno possa toccare queste nuove persone. Ma se questa, mettiamo che questa svedese fosse una poco di buono. Ma che deve essere una poco di buono? Io all'agenzia, vedi, ho chiesto, voglio una persona sceltissima. Questa è un'agenzia seria, molto seria. Ha un personale che te lo dico io, sceltissimo. Senti, ho capito, ma io non sono tranquilla. È sempre un estraneo in casa. Bene, ma che Dio ce la mandi buona! Questo sì! Ma se questa è una, non so, una drogata, una sadica! Ma perché dovrebbe essere drogata e sadica? È una brava ragazza! Poi, appena 18 anni, ma come si fa a lasciare i bambini in casa solo con lei? Ma tu dire una cosa, Francesca, fatto, perché dovremmo lasciare i bambini con una ragazza svedese di 18 anni? Tanto più che noi bambini non ne teniamo e non abbiamo mai avuto. Ecco, tu sei un egoista, non ti sei mai preoccupato dei bambini degli altri.
Ma perché secondo te io avessi appigliato il bambino della signora, l'avessi avuto la casa? Poi facciamo sta casa per fare stare tranquillo a te. Io non ti capisco, tu certe volte, Francesca, straparli. Io straparlo. Io sono terrorizzata. Mettere in casa una persona estranea, ho paura. Ah, e che Dio ce la mandi fuori. Questo sì, che Dio ce la mandi buona. Io comunque ti dico una cosa, io sono in casa con lei, non ci resto. Io sì. Sei un uomo. Io sì, non ho paura di stare solo con lei. Perché tu sei un uomo, questo è, perciò. Ma io certe volte non ti capisco. Noi, mettendo questa ragazza in casa, abbiamo l'opportunità di allargare i nostri orizzonti, di vedere le cose sotto un altro aspetto, di avere contatti diciamo a livello tu capisci, diciamo, questo ci aprirà la mente, lo sguardo, avremo modo di poter gioire. Ma che cosa significa questa allargata qua con questa Oper? Oper, te l'ho già detto, è una ragazza alla pari e ci farà compagnia. Ma perché a noi manca qualcosa? No, a noi non ci manca niente, però abbiamo la necessità di vati a una certa età, a un certo periodo. Vabbè. Siamo stati insieme di allargare. Io vorrei sapere quale vantaggio avremmo noi in tutto questo. Il vantaggio che lei viene qua, impara la lingua e noi abbiamo l'opportunità di imparare anche noi una lingua. Dimmi una cosa, ma i piatti li lava lei? Ma te l'ho detto, una ragazza Oper alla pari, i piatti, sta ragazza non li lava. E io sapevo che poi alla fine i piatti li dovevo lavare. Allora, speriamo che perlomeno. Perché se lei è come me, i piatti li lavi tu. Va bene, i piatti li lavo io, basta che stai tranquillo. Io non sono tranquillo. Non è tranquillo. Va bene! Ma perché non sei? Io non sono tranquilla, Devo avere una persona strana in casa. Ma perché tu? Fai ad aprire! Sì. Bruno, funzionando. Io non sono tranquilla di avere una persona strana in casa. Questa Oper. È una Opel. Ha fatto un buon viaggio. Penso sia stanca, Bruno. Penso sia stanca. E ti aveva avuto marichi mi spedesi tutto quanto per metri, io certi coscia così a chi mi doveva capitare ma spedesi così. La moglie è tutta contenta. La prima impressione è quella che comoda. Sembra proprio una brava ragazza. Il Dio ce l'ha mandata proprio. Poi i piatti si pompa. Il piatti si pompa.